Heidegger, nella questione della tecnica, confonde l'effetto con la causa. Non è la tecnica, o non sono le tecniche, a ridurre il mondo a quello che Heidegger chiama fondo. Ma è il fondo ad esigere l'instaurarsi di tecniche. Se le tecniche riducessero il mondo a fondo, potremmo anche intenderlo nel senso di una nave che affonda, che va per l'appunto a fondo e che quindi si distrugge. Se accadesse questo, le alternative sarebbero due. O la tecnica verrebbe fuori dal nulla, secondo la mentalità cristiana della creatio ex nihilo, oppure ci sarebbe una dimensione extra mondana, metafisica in senso letterale, che sarebbe pertinente alla tecnica. Ma l'onere della prova qui starebbe ad Heidegger. Sarebbe qualcosa di simile alla dimostrazione dell'esistenza di Dio. Il dimostrare che vi sia qualche cosa oltre il mondo, oltre cioè l'universo fisico. Ma se non vi sono altri luoghi oltre il mondo, oltre l'universo fisico, e se non è possibile nemmeno una creazione dal nulla, perché dal nulla non viene nulla, come dicevano già gli antichi, pure per l'assurdità intrinseca al concetto stesso di nulla, o ancora per tutti gli argomenti avanzati, per esempio, Da Severino, l'unica alternativa è che ad esistere vi sia tautologicamente soltanto l'universo, soltanto il mondo. Quindi, qualsivoglia dialettica, qualsivoglia relatività, relazione, accadere, deve darsi banalmente all'interno dell'universo. Ma se così è, non potrà essere la tecnica causa.
del fondo. Causa di una riduzione tanto radicale. Causa di una alterazione ontologica e definitiva. Dovrà invece, al contrario, essere il fondo o la tecnica. Dovrà essere il fondo o il mondo causa della tecnica. Se non si ribalta il discorso di Heidegger, poi non si capisce, salvo ricadere nelle contraddizioni o assurdità della metafisica da un lato e del nulla teologico dall'altro, il discorso che il medesimo Heidegger conduce. Quando scrive, portare su una via, si dice nella nostra lingua, schicken, mandare, quel riunente mandare che solo porta l'uomo su una via del disvelamento. Lo chiamiamo il Geschick, il destino. Ora, l'immagine, il logos, la logica della via è forse quella più diffusa in tutte le culture umane, con tutti i problemi che ciò comporta. Qui la via è intesa come destino e il destino, il Geschick, è inteso come riunente mandare. Che cosa vuol dire questa espressione ampollosa, riunente mandare? Beh, potremmo intenderla come algoritmo. Che cos'è un algoritmo? Vale a dire, per esempio, una ricetta culinaria, se non un riunente mandare. Riunisce perché dà una regola, la ricetta, per esempio, per fare un dolce, e quindi riunisce. Da un lato gli ingredienti e le procedure, dall'altro mette d'accordo, per così dire, tutte le varie persone in una impersonalità procedurale, dall'altro manda, cioè consente la realizzazione del dolce da uno stato precedente dove il dolce non c'era. Ma tutto ciò, tale riunente mandare, come potrebbe essere possibile se non fosse il mondo, l'universo, a imporlo all'uomo? Alla tecnica umana e anche alla tecnica degli altri animali o a quella degli altri esseri. Da dove, se non dalla terra, dalla
dall'universo, dal cosmo, potrebbe derivare, divenire questo destino, questa destinazione, questo algoritmo, questa necessità procedurale, pena la perdita dell'esistenza. Continua Heidegger, a partire di qui si determina l'essenza di ogni storia. E certo, l'essenza di ogni storia consiste nel soddisfare in un numero tot di modalità i dettami preesistenti della realtà, le condizioni preesistenti del reale, preesistenti all'azione del singolo o circoscritta. La storia non è né solo l'oggetto della storiografia, né il puro e semplice compiersi dell'attività umana. Certo, è anche questo a priori. Mutuando un'espressione di Husserl, potremmo dire materiale, Husserl, il maestro di Heidegger, ma a priori materiale in senso forte, nel senso della materia dell'universo, senso fisico. Quest'ultima, cioè l'attività umana, diventa storica solo in quanto è l'invio di un destino. Certo, solo in quanto corrisponde a delle leggi che la trascendono, ma non perché stanno al di fuori del mondo dell'universo, ma perché sono proprio quelle dell'universo che va anche oltre la realtà umana. È solo quel destino che invia nel modo di rappresentare oggettivante, cioè soltanto quella situazione oggettiva valevole per tutti, e qui sembra Heidegger stesso darci ragione, che cos'è una legge fisica se non qualche cosa di valevole per tutti? Rende la storia accessibile come oggetto alla storiografia, cioè una scienza, e solo così rende possibile l'assimilazione corrente di ciò che è storico a ciò che è storiografico, cioè di ciò che accade a ciò che è esprimibile logicamente, riconducibile in qualche misura ad un logos. Ed ecco qua che si ritorna al nostro algoritmo. In quanto è la provocazione verso l'impiegare, l'imposizione invia in un certo modo del disvelare. Cosa vuol dire? Che l'imposizione, quella che per noi sono le leggi fisiche, anche se non per Heidegger, è tale solo se detta certi modi del disvelare, cioè certe modalità dell'essere, certe possibilità del reale. La provocazione verso l'impiegare, l'impiego, sarebbe una di queste possibilità, di queste modalità.